GF15, colpo di scena atteso per Aidan Izzar. Barbara D'Urso si è lasciata sfuggire una frase su Aidan Izzar, ecco le ultime indiscrezioni OL11/05. In questa edizione del Grande Fratello 2018 i colpi di scena non sono decisamente mancati. Dopo l'eliminazione di Bahia Dame e le varie tresche amorose che hanno avuto luogo nella casa più spietata d'Italia, anche Aidan Izzar è stata eliminata. L'eliminazione della star è avvenuta tramite televoto, cosa che ha fatto pensare che il voto sia stato truccato. Ma potrebbe non rimanerci a lungo, poiché durante l'ultima puntata di Pomeriggio 5 Barbara D'Urso si sarebbe fatta scappare una frase alquanto enigmatica. Questa, potrebbe essere interpretata come un preludio ad un eventuale ritorno di Aidan Izzar, da molti definita la vera regina del reality show. Ma andiamo a vedere cosa ha detto la D'Urso poche ore fa. Per lei non è finita qui. La D'Urso ha affermato durante la puntata di Pomeriggio 5 del 10 maggio 2018, che per Aidan Izzar non è finita qui. In molti hanno voluto leggere questa frase come un preludio al ritorno della star nella casa di Cinecittà. La conduttrice non ha mai nascosto il suo amore per Aida, fino ad affermare durante il rotocalco televisivo che anche lei, come tutto il pubblico italiano, ama Aidan Izzar. La D'Urso però ha sottolineato che nonostante sia stata eliminata la star, fa ancora parte del programma. I fan del Grande Fratello 2018 si aspettano, a seguito della frase pronunciata della famosa conduttrice, un colpo di scena che faccia ritornare Aidan Izzar. Ma è possibile dare a questa frase anche un'altra chiave di lettura, poiché la star sarà ogni lunedì in studio e sicuramente darà ancora modo di far parlare di sé. Ma le questioni spinose non finiscono qui, poiché a seguito di questa eliminazione, che a molti è parsa ingiusta, si sospetta una falla nel televoto che possa aver falsato i risultati. Tante persone sono rimaste deluse per l'eliminazione di Aidan Izzar. In molti hanno insinuato che la scelta di eliminare Aidan Izzar sia stata fatta a tavolino, tanto da ipotizzare una falla nel televoto. Questa ipotesi è stata categoricamente smentita da Barbara D'Urso durante il suo programma televisivo Pomeriggio 5. La conduttrice ha affermato che siccome la star è stata eliminata con il 51% dei voti, la percentuale è troppo alta per essere stata truccata. Adesso non ci resta nient'altro da fare se non aspettare nuove notizie e chiederci se Aidan Izzar tornerà nella casa di Cinecittà o se sarà ospite solamente in studio. A voi i commenti.